Andiamo a Detroit, adesso in Michigan, culla dell'industria automobilistica. La sfida elettorale qui, come in gran parte del paese comunque, si gioca anche sui problemi dell'aumento del costo della vita. In diretta l'altra nostra inviata è Giulia Palmieri. Giulia. Alle mie spalle i grattacieli del quartier generale di General Motors, uno dei giganti dell'automobile che storicamente qui hanno sede. Detroit, detta anche Motown, la città dei motori, buona parte della popolazione appartiene alla classe operaia. Non solo del settore automobile, fasce sociali su cui di più stanno pesando in questi mesi l'innalzamento del costo della vita e l'inflazione, tema centrale di questa campagna elettorale di midterm, come dicevate. Noi abbiamo chiesto agli abitanti come stanno affrontando questa situazione nel servizio. Ci sono spirali che è difficile interrompere. Maria è disoccupata, vorrebbe accettare nuovi lavori, ma non può permetterselo. Andare e tornare in auto costa più del guadagno per qualche ora di pulizie. Io tengo una hija. Ho una figlia che studia, racconta, e ho dovuto scegliere se comprarle i libri o rifare il vialetto di casa. E adesso, che ha deciso di dare il via ai lavori, ha cercato manovali in nero, inavvicinabili, preventivi delle ditte, altissimi i prezzi dei materiali. Ce lo conferma anche lui, carpentiere, mentre fa il pieno. È qui, ai distributori, che l'inflazione si sente di più. Il prezzo della benzina è in calo, ma ancora non abbastanza, e le grandi distanze a Detroit, come in moltissime altre città americane, rendono l'auto indispensabile. Ora devi fare bene i conti, spiega Vince. Ho cambiato abitudini, esco meno e cerco di risparmiare. Dopo il picco di giugno, a oltre il 9%, l'inflazione adesso è ancora intorno all'8%. Il cibo è diventato carissimo, spiega Kate. Abbiamo cambiato alimentazione, pochissima carne e un menù più vegetariano anche per i nostri bambini. So che è un problema per molte famiglie americane.